Soprattutto volevo che chiamassi un numero verde. Lo senti, fatti aiutare, ti prego. Sento un grandissimo desiderio di offendervi. Perché ci hai trovato a letto insieme? Ma che dite? I primi tre episodi, il metodo Brenner, noi ancora non l'abbiamo letto. Ma voglio sapere qual è il consiglio migliore che avete trovato dentro questo manuale. Che non esiste. Cioè, il manuale... No, perché è un... È così, è un non luogo, è un sì, posto come l'amore, è immaginario, cioè, una caramella immaginaria. Sempre di merda, che non funzionano, questa è la verità, ecco. Sta molto in chi reagisce a trovare la concretezza di questo non metodo. Io sto manuale non l'ho visto, quindi non posso risponderti una cosa perché non c'ero. Ora non so se loro ne hanno discusso, però non mi riguarda perché... Sì, a me mi è arrivata una regola in faccia e si è subito spaventato Alfonso. Però vediamo, c'è una terapeuta tra noi, vediamo che in realtà tutte le clienti dei protagonisti, in realtà più che quella cosa lì, vogliono proprio essere ascoltate, vogliono fare cose con cucinare, magari, no? Condividere un'esperienza. E poi c'è anche l'atto, ecco. È questa una cosa che ci manca oggi, condividere delle esperienze con gli altri. E per questo poi ci sembrano così erotiche, forse, anche magari cucinare. Il gioco, forse manca il gioco, giocare insieme, che poi il nostro mestiere è giocare, in inglese is to play. Quindi giocare insieme, ma manca la libertà forse che hanno i bambini nel gioco, è questo che viene ricercato, che poi tutto diventa pesante, dobbiamo fare, si fa così, io faccio così, io faccio così. No, magari nel gioco uno può essere quello che vuole e secondo me questo porta Alfonso nella vita di queste donne. Il gioco. Sì, diciamo che non è un delitto non cercare l'amore vero in tutte le storie, in tutti gli episodi, in tutto quello che cerchi. Forse il dato più interessante è questo, che inizia e finisce lì. Non ci deve essere per forza il lieto fine, qualcuno che salva qualcun altro. E anche la follia, perché sembrano tutte donne un po' spostate ogni tanto, no? Comunque, che alzano, come ogni commedia dovrebbe fare, o esasperano qualcosa che esiste davvero... Non cercano per forza ad accomodarsi, cioè magari cercano di giocare, cercano un divertimento. Oh, qua secondo me in questa serie c'è una cosa abbastanza rivoluzionaria per l'Italia, perché, senza fare troppi spoiler, vediamo che queste donne hanno varie fantasie, alcune anche parecchio elaborate, no? Che prevedono travestimenti, cose, e in un contesto come quello dell'Italia, no? Le cronache di oggi sono abbastanza tristi e terrificanti, ecco, in cui magari... Non si parla mai della fantasia anche femminile, dei desideri femminili, no? In quel senso lì. Quanto è importante invece parlarne in una serie che è pop e che quindi può arrivare a tutti? Beh, le fantasie sono state un po' oppresse, sono state, la fantasia femminile è stata un po' soffocata, diciamo, dal cosiddetto patriarcato e quindi è tabù. Però così facendo la donna ha avuto difficoltà ad esprimere, a provare il piacere, perché tramite quello che non c'è che poi si arriva al piacere, forse proprio nel desiderio della fantasia. Però le cose stanno cambiando e questa serie ne è la prova. Ma cosa aggiungere? Solo che dovrebbe essere un fatto quotidiano, cioè la serie aiuta in questo, secondo me, no? Te la scegli, sei a casa e questa cosa improvvisamente diventa l'inizio con un po' di sorpresa, poi una cosa normale, cioè quotidiana. In questa direzione, secondo me, una serie del genere aiuta. Uno, perché dalla commedia non si chiude mai nessuno, cioè la voglia di ridere ti mette subito in apertura. Quindi, secondo me, i concetti entrano in modo più facile. Poi infine, proprio come avete fatto a essere così cattive con Sermonti con quella faccia lì proprio da cane bastonato? Perché cioè... Sermonti nella vita è cattivo. Sì. Non è vero. Anche aveva... nella vita così, è proprio un disastro. Voleva essere bastonato, ce l'ha chiesto. In okay. realtà è un masochista e allora noi per accontentarlo l'abbiamo maltrattato, ma non è nella nostra indole. Sì, ma pensa che non ci siamo manco messi d'accordo, cioè anche io e lui, non nelle dinamiche familiari, ci conosciamo ma non così bene. Subito si è capito qual era il ruolo, come bisognava reagire, cioè veramente, cioè, tutto volevo che chiamassi un numero verde. Lo senti, fatti aiutare, ti prego. Grazie mille, grazie. Trovi un altro